In 60 paesi la diretta TV, in 60.000 per ricominciare in amicizia. Da qualsiasi angolazione, la domenica della svolta è bella e coinvolgente, come si sperava, come è stato. Ma J.J. Gerson è un po' distratto. Bisognava tenderla la mano, non alzarla in piena area di rigore. Sono passati 43 minuti di buon calcio, omaggio alla signora. Anche perché Beskin vede la mano del brasiliano, ma non quella con la quale Jarni, forse, si aggiusta la palla per il cross. Marco Mazzocchi sentenzierà, ma attenzione, neanche Jacopo Volpi riesce a strappare la confessione. Sinceramente non mi sono neanche accorto, può darsi che l'ho toccata anche con mano, però io sono andato con tacco destro a cercare la palla per portarla avanti. Dagli 11 metri Del Piero applica il manuale per il gol che insieme al risultato decide il copione della partita. Se prima si era infatti visto un Bari rispettoso del blasone avversario, ma decisamente più incisivo della Juve, nella ripresa sarà vero assedio. Prima del rigore erano stati soprattutto Tovalieri e Gautieri a tenere in apprensione Peruzzi, graziato in un paio di circostanze. Dall'altra parte solo un grazie di Fontana al palo su conclusione sporca di Vialli. Nel secondo tempo Materazzi mette forze fresche sulle fasce per un assalto continuo che la Juve sembra soffrire anche troppo. La tempestività di Carrera mette più di una pezza, ma si ha quasi la sensazione che il pareggio sia imminente, oltre che giusto. Viceversa, la Juve riesce a resistere e a trovare via via le misure giuste per un contropiede sempre pericolosissimo. Potrebbero raddoppiare sia Vialli che Ravanelli, che invece deve accontentarsi di un palo. Ma allo scadere è Ferrara a trovare lo spiraglio giusto. Lippi è contento, Materazzi molto meno. Se vogliamo, l'evento è stata, non ha saputo concretizzare le 4-5 pare gol nette, pulite che si è creata nel finale. Adesso non vi viene più il mal di testa, o da testa? Io ho parlato oggi con i giocatori, ho detto che le nostre partite d'ora in avanti dovranno avere altre componenti. La mano pazza di Gerson l'hanno vista tutti, ma sì, forse ce n'era un'altra anche. Sì, quella l'hanno vista tutti, l'ho vista anch'io. E l'altra? Ma lasciamo perdere, non resta qui a... Già al parlarne dicono che genera violenza, però ecco, sicuramente non parlandone, probabilmente non ci guadagniamo noi squadre, diciamo così, andiamo un attimino a lottare. Però ecco, non stiamo a chiamare in causa i mani o non mani, sicuramente non siamo stati agevolati dalla fortuna oggi. Questo signore qui è Piero Gerson, ma come l'ha pensata papà con quella manina oggi? Non lo so. E che fai, lo rimproveri? Sì. Che gli dirai? Che la devi aggiustare un poco.